Signore e signori, benvenuti alla prima puntata di Commercio al di là del Garigliano. Oggi siamo in Svizzera a Zurigo, tra poco andremo alla Fiera della Gourmet, dove verranno presentati i prodotti tipici della nostra terra. Siamo in compagnia di Luigi Palma della Camera di Commercio Italiana, che ci presenterà la Fiera della Gourmet. Prego. Buongiorno a tutti. Come detto, mi chiamo Luigi Palma, mi occupo di marketing e sviluppo presso la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera di Zurigo e sono il coordinatore della collettiva Calabria che quest'anno abbiamo il piacere di annoverare tra gli espositori di Commercio 2015. Ed ora andremo allo stand della Calabria per vedere i prodotti tipici. Se vuole qualche foto. Allora, rappresento l'azienda agricola dei Tursi, produciamo pecorino crotonese biologico, veniamo dalla provincia di Crotone, principalmente da Stromboli. Facciamo pecorini stagionati e raffinati. Facciamo anche ricotta, ricotta stagionata e ricotta affumicata. Affumicata è con legno di vivo e legno d'arancia. Affinati facciamo affinato alla noce, nocciola e pieno. Le stagionature partiamo da un minimo di 20 giorni a un massimo di 4 anni. Salve a tutti, questo è il nostro pastificio Fabio Imperiale, la pasta. Produciamo in provincia di Cosenza, i nostri prodotti sono fatti artigianalmente. Una profilatura in bronzo, usiamo l'acqua della Sila di Sistina, che è una particolarità che non troverete facilmente, e il grano che è sotto. I nostri prodotti, abbiamo una grande varietà di prodotti, per osservare la rigidità, la consistenza, hanno una cottura media della pasta italiana in 10 minuti e non scuoto facilmente. E sono Anna Madeo della filiera agroalimentare Madeo, sita in provincia di Cosenza, a San Demetrio Corone, un piccolo paesino di 3.500 abitanti. La nostra è una filiera molto giovane, di 30 anni, che sviluppa tutte le fasi del processo produttivo, dall'allevamento del suino alla macellazione, alla fase della trasformazione e della commercializzazione del prodotto. Siamo specializzati nell'allevamento di suino nero di Calabria, che è una razza autoctona, la razza autoctona in via d'estinzione che abbiamo recuperato dal 1990, lavoriamo sulla genetica e la selezione. L'abbiamo riportata in vita, ad oggi il nostro allevamento conta di 180 fattrici di officini produttori per circa 3.000 suini in un unico allevamento sito in Calabria, una delle filiere più grosse di tutta Italia di razza autoctona. La nostra filiera poi produce tre linee di prodotti che sono appunto la linea del suino nero di Calabria, che è la nostra top quality ed è anche la linea che vendiamo e commercializziamo sul mercato svizzero. E poi abbiamo la linea dei salumi di Calabria DOP, anche questa è una linea di altissima gamma perché viene realizzata con carni di suini nati, allevati e lavorati sul territorio calabrese. Infine, non per importanza, ma per rappresentanza, abbiamo questa linea dei salumi tradizionali calabresi, dove appunto sono rappresentati l'anduia, la spianata calabrese, tutti questi prodotti tipici che purtroppo non hanno ancora ottenuto delle certificazioni, ma che si riconoscono per il rinomato peperoncino di Calabria, anche di nostra produzione, che viene utilizzato come ingrediente fondamentale di queste produzioni. Queste sono le nostre tre linee e questa è la nostra filiera. Tutto in una sola parola, una famiglia, una tradizione, la qualità e l'attenzione per il consumatore. L'obiettivo è quello di portare sulle tavole dei nostri clienti la tradizione calabrese.
Questi sono i quattro salumi di Calabria DOP, abbiamo la salsiccia, la soppressata, il capocollo e la pancetta, che sono salumi fatti con carni di suini nati e allevati in Calabria, secondo il disciplinare delle DOP. La Calabria è la seconda regione d'Italia che vanta più DOP dopo l'Emilia Romagna, quindi un ottimo traguardo. E poi c'è la nostra top quality, il suino nero di Calabria, il capocollo steccato come tradizione calabrese comanda, il salame di suino nero, questo è un po' una nostra invenzione perché è un prodotto molto magro fatto con le parti più nobili del suino e solo il 10% di grassi. E poi ci sono dei prodottini che lasciano il sapore della carne di questo magnifico suino tal quale, come il fior di lardo, la pancetta e il prosciutto. Le caratteristiche organolettiche di questo prodotto sono fantastiche proprio per l'alimentazione che ha questo suino e anche dovute dalla genetica che si è perfezionata negli anni. Quindi sono ricche di omega 3 e di omega 6, di conseguenza a basso contenuto di grassi saturi e senza glutine, senza derivati del latte, quindi puro e semplice prodotto, il sapore della materia prima. Consorzio CSO Export Calabria è oggi qui a Zurigo per presentare dei prodotti che rappresentano l'eccellenza dell'enogastronomia calabrese in Europa. Attualmente abbiamo selezionato delle aziende importanti che mirano soprattutto a far conoscere la qualità dei loro prodotti. Come si suol dire, dietro un bicchiere di vino c'è la cultura di un popolo, quindi non solo commercializzare il prodotto, ma anche e soprattutto far conoscere quelli che sono gli aspetti positivi e culturali di una Calabria che sa di poter competere a livello europeo con altri settori, soprattutto quello enogastronomico. La nostra è una piccola azienda agricola estera in Calabria, nell'antica piana di Sippari, Corigliano Calabro. Siamo un'azienda a gestione familiare. Utilizziamo un buon discorso di produzione di tipo artigianale, unita a tutto quello che sono le quattro stagioni. Perché cosa fai? Anzi, sai cosa? Per questo sono le quattro stagioni, quindi tutto quello che nelle quattro stagioni la natura ci concede, noi cerchiamo di trasformarla sempre nel modo più naturale possibile. Siamo una piccola azienda a regime biologico, a gestione familiare, produciamo tre linee di prodotti, una linea di peperoncino, una linea di confetture e poi abbiamo una linea di ortaggi e di verdure sotto olio sotto aceto. È uguale il prodotto come quello italiano? No. Assaggi? No. È diverso. Allora, noi produciamo dei salumi artigianali senza conservanti né coloranti. Cerchiamo di produrre una tradizione artigianale dei nostri nonni, dalla soppressata che è questa qua, l'anguia che abbiamo messo adesso, della coppa, della salsiccia a catenelle legata a mano. La carne viene tutta selezionata da pezzettini e snervata da noi, da noi nel frattempo cerchiamo di mettere da parte le parti per le soppressate e le parti per le salsicce. Questi sono senza conservanti né coloranti. Mi chiamo Pierino Faglietti, sono il titolare della pizzarella con sale arrotolato in provincia di Catanzaro. Noi realizziamo specialità dolciarie e artigianali di fascia alta. Abbiamo tre linee di produzione, quella dei biscotti completamente senza margherita, solo con burro fresco e di ingredienti di prima qualità come cereali biologici, cioccolato puro, le mandorle e le nocciole italiane. Abbiamo una linea interamente lavorata a mano di cinque specialità tipiche di Badolato.
che sono introvabili, vanno all'interno del vassoietto e l'opuscolo informativo che spiega il prodotto. E poi abbiamo una linea per le ricorrenze che è fatta per il Natale 2012 da panettone e pandoro artigianali e 7 specialità diverse. Vanno dal brocciolato, al mandorlato, ai fichi secchi, tutto sempre realizzato a mano. Ci siamo?